18:06, allora il grande Pinocchio ha stabilito che domenica sera si mangia pastina, minestrina, in brodo, asciutta, con tutte le aggiunte, con tutte le tipicità di casa vostra, ognuno come gli pare, poi la si fotografa, la si posta e si tagga Pinocchio DJ. In questo modo ci sembrerà di essere un po' tutti insieme, ok? Sì. Allora, stanno arrivando una valanga di messaggi al 347-342-5220 con tanti piccoli spunti, chi vuole li segue, chi no no, okay. Però è comunque una fotografia di quel piatto a casa vostra, che poi quel piatto rotondo è un piatto, un simbolo cosmico, sì, ancestrale, può essere anche ciotola, a me piace molto nella ciotola, anche a me. Brodo caldo con degli esti, tanta, poi ecco, tanta farina. Qualcuno dice il mio nonno arriva sempre, apriva sempre la cena con un piatto di minestrina in brodo perché diceva raffiata ma non satolla, capito? Cioè, quindi ti fa riprendere ma non ti riempie. È un buon modo, però a me piace se ne fai tanta, tipo certo, 250 grammi. Sì. E buonanotte poi. E buonanotte, proprio lì dove sei, per questo mi piace mangiarla nel letto. Certo. Ti crea una temperatura sotto le coperte di proprio magma terrestre e lì, bam, a dormire. Arrellata. Poto la pastina le buona, però la fa proprio in ospedalne. Cioè, nel senso, però magari la domenica era. Vedi, capito. Anche calne. Dai. Vai. Quasi quasi la pre. La pre. Quasi culicchi. La menona puerina la fa se la minestrina le maia se ansanaria te cide. Oh. Viva la minestrina! Evviva! Non è l'unica ad avercela cantata, eh. Abbiamo scelto te, ma siete in tanti. Ciao Pinocchi, io la pasta ce l'ho già mescolata, la pastina ce l'ho già mescolata nel contenitore, la metto così, se lei è un po' più dura meglio. Cioè, tanti formati li ha messi tutti in un contenitore, li butta così. Qualcuna viene più cotta, qualcuna un po' più al dente. Un po' scotta, un po' al dente. Certo. Diego impazzisce. Mamma. Potamo la sciura del maiale spus, la depressa, eh. Ah, ecco. Comunque la miglior minestrina è la minestrina sporca, solo dado e pastina all'uovo. E la sasama minestrina la sciopetata. Hai capito? Minestrina io no, schiopetata. Ma mi fido. Radio DJ. Allora, dalle mie parti la pasta al brodo seria si fa la domenica, sì, perché ci vuole quel bel brodo che deve bollire ore e ore e ore. Ah, ok. Con scaletta di vitello, magro di vitello e un bel pezzettino di gallina per fare quelle belle bolle di grasso. Hai capito? Tanti con le polpettine piccole piccole, sì, eh? Tanti, sì, sì, arriveranno anche qua. Il parmigiano, ragazzi, buonasera, ma tu metti un brodo che hai mangiato io? Pata ne scarolo, mamma mia, il ciotomenci. È buono. Cioè, ciao, Pino. Ciao. E mi tutti per la pastina sono il maestro di casa io. Pastina con l'olio e quando faccio io si ferma nel ruolo aggia. Bravo. Io che suono stupendo. Sì. Che quad mangia minestrina. A me ha fatto che metto anche un po' di gel. Hai capito? Sì. Non è un brodo commentato in dialetto, ma ve lo posso commentare in portoghese brasiliano. A sopa che eu gosto de comer é uma sopa de que fazem. Ela se chama. Eu não digo em português. Na terra da minha esposa é uma sopa feita com plátano, com carne, caldo de galo, uma caldo. Delícia. Recomendo para todos. Uau! Bulinji! A tutti i portoghesi! E brasiliani! Se l'hai chiamata, dai, se l'hai chiamata! Buonasera, Pinocchio, noi la pastina la femminci. Facciamo una carotola, una gamba di sedan, del burin, una patata, un po' di terra. E poi al facciamo andare. Aspetta. Un riguardo ora, una mezz'oretta. Ah, ok. Dopo tagli un fin i capelli d'angelo, gamme un dentar un cucchiaio di olio e poi un formaggio bel spalmato. Io so che torno un a bel casa. Tazzone di vin rosso.
Io, no. Se trovo Emi che parla così, mi piace da morire provare questi dialetti. Che